Va al Pineto il primo derby del girone di ritorno al Mariani Pavone, torna a vincere anche in casa la formazione di Amaulo e lo fa battendo di misura e con una prestazione convincente la Vastese di Favo alla sua quarta partita sulla panchina aragonese. Squadra che vince non si cambia e allora Amaulo conferma in toto la formazione che ha battuto l'Alfonsine con Proietti in campo dal primo minuto e la coppia d'attacco Palumbo-Ciarcelluti. Favo conferma 10 undicesimi della Vastese che ha sconfitto la Vispesaro con la sola variazione nel suo 3-5-2 di Galizia per Prisco a formare la coppia d'attacco con Fiore. Le due squadre si affrontano a viso aperto e giocano a ritmi altissimi fin dai primissimi minuti. La gara entra subito nel vivo. Al settimo, la prima vera occasione utile. Proietti, entrato subito in partita, raccoglie la respinta della difesa vastese sulla percussione di Palumbo e fa partire un perfetto diagonale che si insacca all'angolino per l'1-0 in favore dei locali. Immediata la risposta della Vastese con Galizia, che al decimo in diagonale sfiora il palo alla destra di Mazzocchetti. La partita è combattuta e godibile con le due formazioni che si annullano a vicenda. Al 24esimo ci prova Fiore dal limite, ma la sfera termina al lato e Mazzocchetti controlla. Buone le trame di gioco da parte delle due compagini che danno vita ad una partita tutt'altro che bloccata tatticamente, ma con poche occasioni. Così si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore dei locali. Nella ripresa le due squadre tornano in campo con lo stesso piglio propositivo. Al quarto, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Proietti, ci prova Esposito, fuori bersaglio. Un minuto più tardi, Manzo dal limite spedisce alto. Al nono, il Pineto raddoppia. È sempre Proietti il migliore in campo a confezionare il calcio di punizione dalla sinistra per la testa di Capitan Stacchiotti, che è velocissimo ad insaccare firmando il 2-0 e il quarto centro stagionale. Favo corre immediatamente ai ripari, fuori Cosenza, dentro Prisco, a dar manforte in avanti. I biancorossi non ci stanno e al 18esimo riaprono la partita. Fiore confeziona un buon assist per Galizia, che scatta sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto scavalca Mazzocchetti in uscita e accorcia le distanze. Ora la Vastese ci crede e spinge in avanti alla ricerca del pari. Favo getta dentro anche Felici per Bartoli, trasformando il modulo in una sorta di 4-2-4. La Vastese a trazione anteriore trova un paio di spunti in avanti, senza tuttavia riuscire a mettere pressione a Mazzocchetti, perché il Pineto si difende con ordine. La partita è agonisticamente molto combattuta e a farne le spese al 43esimo è Capitan Allocca, che viene espulso con rosso diretto dal direttore di gara Angelucci, reo di aver sfiorato un colpo proibito ai danni di Stacchiotti. L'ultima occasione prima del triplice fischio è la traversa centrata da Prisco, fermato però in posizione di offside. Dopo 4 minuti di recupero, il Pineto può così festeggiare il ritorno alla vittoria tra le mura amiche con una prestazione importante, come chiesto in settimana da società e tifosi. Non riesce a vincere in trasferta dal 20 novembre, invece, la Vastese, che pur giocando una buona gara, viene scavalcata dall'Agnonese in classifica, mentre resta a due lunghezze la distanza dall'obiettivo playoff. In questo campionato, dove c'è grande equilibrio, l'atteggiamento e l'approccio alle partite a volte sono fondamentali. Purtroppo abbiamo sbagliato la gara con Castelfidardo e ne abbiamo pagato a caro prezzo. Fortunatamente la squadra ha dato una risposta di carattere sia domenica scorsa in casa dell'Alfonsine e oggi, che non era facile, contro una Vastese che è una squadra importante, che è un giocatore di qualità, e c'era da soffrire e interpretare bene la partita. L'abbiamo preparata in un certo modo, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla alla lettera, quindi bene, significa che questo è anche motivo di crescita da parte della squadra. E non è che abbiamo creato tantissime occasioni da gol, però siamo stati in partita per tutti i 95 minuti, abbiamo tenuto botta alle giocate della Vastese rischiando pochissimo, perché mi sembra abbiamo concesso poco. Dall'altra parte abbiamo fatto un paio di gol, qualche circostanza ci siamo avvicinati ai rigori, quindi tutto sommato penso che la vittoria ci possa stare. Io dico che abbiamo perso la partita per errori nostri, sia soprattutto individuali. Questo è un campionato, in questo punto della stagione non puoi concedere niente agli avversari, non puoi concedere niente, perché si vive alla giornata, si vive per la sopravvivenza. E vediamo tutti i risultati del girone, sono tutti dei risultati molto particolari, quindi noi dobbiamo essere più attenti a sbagliare meno, perché poi le squadre ti puniscono e obiettivamente sotto il profilo dell'impegno, della voglia, a questi ragazzi non gli posso dire assolutamente niente, dal primo al
al 14° che ha giocato. L'obiettivo è raggiungibile, ma dobbiamo sbagliare meno, dipende molto da quello che riusciamo a fare noi. E io devo dire la verità, se non miglioriamo certi atteggiamenti, se non miglioriamo soprattutto la voglia di voler giocare a calcio in certi frangenti, di non aver paura quando l'avversario pressa, bisogna avere più coraggio. Senza coraggio non si va da nessuna parte. La cosa che più mi preme dire ai ragazzi, e ho detto tra il primo e il secondo tempo, bisogna osare di più in certi frangenti, osare la giocata, perché altrimenti poi alla fine in questa categoria, soprattutto con 4 under, ma da una parte e dall'altra, prima o poi l'errore arriva e le squadre ti puniscono.